1 luglio 2023, benvenuti a tutti. In questo video voglio dare spazio alle parole di Claudio Gentile, che è stato un grande giocatore che tutti immagino conoscete, quelli della mia età se lo ricorderanno anche molto bene, visto quello che ha combinato ad esempio a Maradona e Zico nei mondiali dell'82. Magari i più giovani, i ragazzi, i millennials, come li chiamano oggi, non lo hanno visto proprio in azione frequentemente. Insomma, si tratta di uno dei più forti difensori, parliamo di Thiago, della storia del calcio italiano, che era partito anche molto bene come allenatore, vincendo l'Europeo con la Under 21. Sapete che non si stanno placando le polemiche in questi giorni dopo la brutta figura degli azzurrini guidati da Nicolato agli ultimi europei, perché è la quarta volta consecutiva che non si centra l'obiettivo della qualificazione olimpica con tutto quello che ne consegue, perché chiaramente la vetrina olimpica è una vetrina molto importante per i giovani. Se a queste quattro mancate qualificazioni associamo poi anche le due mancate qualificazioni consecutive ai mondiali, abbiamo la prova provata che ci sono dei grossi problemi per quanto riguarda il calcio italiano. Allora, sentiamo cosa dice oggi Gentile, perché è molto interessante, anzi sono parole di ieri per la precisione. Allora, Claudio Gentile è l'ultimo CT dell'Italia ad aver vinto nel lontanissimo 2004, ormai 20 anni fa praticamente, gli europei di categoria. Ha parlato dell'Under 21 di Nicolato dopo l'eliminazione per opera della Norvegia, per opera anche dell'arbitro nella partita contro la Francia, però alla fine l'Italia è uscita. E come vi dicevo, non è la prima volta. Non ho nulla contro la persona, ma Nicolato, dice Gentile, aveva già toppato un europeo, eppure è rimasto al suo posto, pronto a fallire ancora. Ma questa mancata qualificazione è molto più grave, perché quest'anno la squadra era forte sulla carta. C'era addirittura Tonali, che è uno dei pezzi pregiati di questo calciomercato, che andrà a giocare nel Newcastle. Quindi, insomma, c'erano diversi giocatori molto quotati. Comunque, da Carnesecchi fino a Pellegri, Bellanova. C'era anche Bove, che non è stato schierato nella partita contro la Norvegia, chissà perché. Non ho nulla contro la persona, quindi c'è Gentile. Avrà dei santi specialissimi in paradiso. Questa è una dichiarazione abbastanza forte, perché capiamo tutti quello che vuol dire Gentile. Ai miei tempi le raccomandazioni valevano più dei meriti. Speriamo che non sia ancora così, ma ne dubito. Che non sia più così, ma ne dubito. Mi viene da pensare che dalle parti di Via Allegri a Roma sia rimasto tutto uguale. Prima dell'Europeo avevo pensato: con questi nomi l'Under 21 è da primi posti, ne resto convinto, era una nazionale molto forte. Il flop sottolinea quanto sia malato il calcio azzurro, che è una cosa indubbia. Anche se andiamo a guardare quello che è anche il livello, no, tecnico proprio del nostro campionato. I giocatori sono nelle mani dei procuratori ed è questo il loro male. Vorrei capire perché hanno tali alti e bassi e perché mai un talentino come Kean si sia permesso di lasciare il ritiro dell'Under 21 prima di questi nefasti europei. Da chi è stato consigliato? Io non ho mai avuto un procuratore. I procuratori rovinano il calcio. In federazione mi sembra valgano di più le raccomandazioni che i meriti effettivi delle persone, quindi secondo lui non è cambiato nulla. Ma la cosa molto interessante del discorso di Gentile, perché finora diciamo che ci ritroviamo, la cosa interessante è questa: è rimasto tutto come ai miei tempi, quando venni fatto fuori dopo che avevo guidato l'Under 21 a vincere l'Europeo e a conquistare una storica medaglia alle Olimpiadi di Atene 2004. Vincendo l'Europeo aveva anche
raggiunto la qualificazione olimpica, dove aveva raggiunto la medaglia, che in questo momento non mi ricordo se fu di argento o di bronzo. Per colpa di certe personcine all'interno della federazione, mi sono visto la carriera stroncata perché non abbassavo la testa. Quindi io le faccio anche molto onore a Gentile questa denuncia, perché insomma è una dichiarazione di un uomo che si toglie dei sassolini dalle scarpe, senza fare l'ipocrita, le frasi di circostanza, il diplomatico, eccetera. È uno che dice quello che pensa. Vi ripeto, per colpa di certe personcine all'interno della federazione, mi sono visto la carriera stroncata perché non abbassavo la testa e non ascoltavo gli inviti di certi procuratori che volevano imporre i giocatori nelle convocazioni. Molto interessante tutto questo. L'ho pagata cara, sono stato mandato via nel 2006 quando mi avevano fatto pensare che sarei stato il successore di Lippi. Perché infatti io mi ricordo molto bene, perché la seguivo l'Under 21 di Gentile, che ha poi un tecnico che aveva anche un'immagine molto austera, diciamo, no? Molto di grande serietà, uomo di grandissima esperienza. Ma anche io pensavo, ma certo che Gentile sta facendo una bella carriera e magari un domani, dopo l'Under 21, potrebbe anche essere coinvolto anche come vice allenatore, magari nella nazionale maggiore. Pensavo questo, poi a un certo punto invece è uscito dal radar e molti si chiesero, ma perché l'hanno sparito? Boh, adesso si capisce il motivo. Alle Olimpiadi avevo schierato e fatto crescere sei giocatori, poi diventati campione del mondo 2 anni dopo. Tra questi Pirlo, Gilardino, De Rossi e Barzagli. Qualche merito l'ho avuto, no? Ma certo, è chiaro che nulla si improvvisa, no? Nel calcio, i risultati arrivano quando c'è una programmazione e un lavoro molto, anche molto lungo, a volte, che poi porta i giocatori a maturare, a crescere. È chiaro che un giocatore, ad esempio, passando da una squadra che lotta magari per non retrocedere a una squadra che lotta per vincere lo scudetto, ha un'evoluzione, no? Se si fa tutte le giovanili nelle nazionali, è chiaro che ha un'altra evoluzione, finché non arriva magari passando attraverso degli allenatori che gli insegnano delle cose nuove. Pensate ad esempio quanto si può imparare da uno come Mourinho, per esempio, che ha tutta questa esperienza, o come appunto quei ragazzi imparavano da Gentile, o poi andando in nazionale da Lippi quanto hanno imparato da Lippi. E alla fine il cerchio si completa e esce fuori una squadra che ti vince campionato del mondo. Comunque è molto interessante queste dichiarazioni, questo sfogo, vorrei dire, di Lippi, scusate, di Gentile, che praticamente dice che ci sono delle pressioni. E questo è interessante, ci sono delle pressioni sugli allenatori della nazionale, perlomeno nazionale Under 21, e quindi figuriamoci l'Under 20, l'Under 18, eccetera, per far giocare questo giocatore, per convocare questo giocatore invece di un altro, perché c'è l'interesse da parte di un sistema, di un procuratore, di una società, di valorizzare anche economicamente quel nome, quell'uomo, per naturalmente far crescere il suo valore, per valorizzare proprio il cartellino del giocatore in sostanza, e quindi fargli fare anche una carriera più importante forse di quello che si meriterebbe, perché io credo che un po' tutti notiamo, no, che ci sono dei giocatori che non erano tutti questi fenomeni, eppure hanno avuto una carriera importantissima, altri che sembravano destinati a una grande carriera, che invece poi hanno raccolto molto poco. Io per esempio mi ricordo nelle giovanili, proprio nell'Under 21 mi pare, che ci fu un periodo che giocò Domenico Morfeo dell'Atalanta, che è un giocatore molto estroso, molto imprevedibile, che in quell'epoca è un giocatore era considerato un talento, ma no? Poi è stato fatto fuori perché pare che avesse un caratterino un po' particolare, rispondeva un po' male e cose di questo genere, per fare un nome di uno che magari quando lo vedevi nelle giovanili pensavi questo è uno che tecnicamente potrebbe trovare spazio, eccetera, invece poi si perde nel nulla, in sostanza. Ma ce ne sono tanti di questi casi. Altri magari che non gli davi una lira,
non lo so, voi avreste mai immaginato di vedere, per esempio, Zaccardo campione del mondo con l'Italia? Faccio un nome. Cose di questo genere, giocatori come Simone Barone, voi vi sareste immaginati campioni del mondo? Insomma, ci sono dei ragazzi che sanno stare al loro posto, magari non sono dei fenomeni, anzi sicuramente non sono dei fenomeni, e poi alla fine però fanno il loro percorso fatto bene e stanno, chissà, forse anche magari accompagnati nel modo giusto da chi gli sta intorno e arrivano a dei risultati straordinari. Dove magari non arrivano giocatori che pure avrebbero dei mezzi enormi, so, Balotelli, Cassano, no, ce ne sono tanti, dei mezzi enormi, e poi alla fine carriera, quando vai a stringere, anzi, dopo mi andrò su Wikipedia a ripassare quanti titoli, per esempio, ha vinto Cassano, che uno secondo me avrebbe potuto veramente fare sfracelli, ha fatto una carriera importante, ma avrebbe potuto fare molto di più, come molto di più avrebbe potuto fare anche Mario Balotelli. Quindi, insomma, sono tante cose che sono uscite fuori da questo video, secondo me molto interessanti, e molto interessanti sono state, secondo me, le parole di Claudio Gentile, che ci hanno aiutato a capire un po' di più, anche perché poi lui è uscito un po' dal radar. Grazie per l'attenzione, alla prossima.